In provincia di Teramo i prossimi mesi saranno cruciali per centinaia di posti di lavoro, una condizione scaturita dalle diverse vertenze in ballo su cui i sindacati FIOM CGL, FIM CISL, WILM e WILM da tempo chiedono interventi repentini alle istituzioni. Una condizione che preoccupa visto anche le questioni internazionali che coinvolgono il settore dell'automotive, con numerose aziende tra Castellalto e il capoluogo passando per Tortoreto, dove la Beta Fence è osservata speciale dopo l'introduzione dei contratti di solidarietà e la Selta non vede ancora la fine del suo processo di vendita. A queste ci si aggiunge anche quella del polo del carbonio tra Martinsicuro e Colonnella, dove le speranze per il futuro dell'ATR e dell'Aveco sembrano ormai essersi ridotte al lumicino. I sindacati metalmeccanici FIM, FIOM e WILM della provincia chiaramente nei prossimi giorni invieranno una richiesta di riattivazione del tavolo istituzionale per quanto riguarda le due vertenze più importanti evidentemente del nostro territorio, che sono Veco e ATR, più importanti anche per una questione di tempo, perché sono mesi, addirittura anni che portiamo avanti queste due vertenze non dando ancora risposte ai lavoratori, che sono 80 sull'ATR e 50 sull'Aveco, due aziende che avrebbero potuto comunque in questo momento consentire all'intero territorio di respirare. L'ATR è un'azienda del carbonio, l'Aveco una fonderia che attualmente, insomma, vista anche la carenza di materie prime, avrebbe consentito non solo ai lavoratori di ritrovare la dignità attraverso il lavoro, ma anche al territorio di approvvigionarsi attraverso le materie prime che queste aziende producevano. Ci sono anche questioni legate all'automotive? Beh, in realtà il problema dell'automotive non è un problema soltanto del nostro territorio, è un problema nazionale. I sindacati stanno chiedendo dei tavoli governativi per cercare di capire quali possono essere le azioni per governare un mercato attualmente ingovernabile. Tra l'altro bisogna capire se effettivamente c'è già un disegno dietro per esportare, delocalizzare le nostre aziende e dunque ciò che produciamo qui in altri paesi europei o del mondo, oppure se effettivamente è necessario avviare una serie di azioni per gestire questa mancanza di componenti che non consente una fluidità del lavoro nella nostra provincia, che è una provincia di terzisti, così come nelle altre province. Problemi anche sul fronte della Selta. C'è stata una aggiudicazione che però non diventa ancora formale ed ufficiale alla Digital Platform, anche lì quindi stiamo attendendo che le cose diventino definitive in attesa di un pronunciamento da parte dei commissari.